Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio di Crash Bandicoot Lira di Cortex. Sì, se volete per il video. Crash Bandicoot, è una bella faccia tosta mettere piede nel mio territorio senza essere stato invitato e non osare rispondermi. Le insegnerò io l'educazione. Sì, sì. Vabbè signore, se vi dico come sempre di lasciare un mi piace, un commentino, attivare la campanellina e di iscrivervi al canale ovviamente. Per non perdervi i prossimi episodi di questa fantastica serie. Oggi raga cominciamo la Warp Room numero 2 raga. E niente raga, a parer mio è una figata. Non vi sto scherzando raga, cioè la realtà forse è una proprio di quelle che odio abbastanza. Perché però? Perché c'è un livello acquatico, yeah! E probabilmente lo dovremmo fare oggi. E vabbè raga, dettagli. Ok raga, bisogna più salire, devo cercare di prendere quella vita all'istante, ok. Ok. Ok, premiamo qua. Bene così. Checkpoint. Ok, raga, qua c'è il bonus, quindi andiamo a farlo. Cioè raga, dopo aver completato CTR, che è stato anche uno dei più bei giochi che abbiano fatto con il remake di PS4, raga. Cioè devo dire che sinceramente completare anche l'era di Cortex, devo dire che non mi dispiacerebbe. Perché però? Perché comunque sia saremo già a due giochi completati della saga Crash. Io raga devo almeno a fare un gioco completato di Mario, no, che sto scherzando raga, di Mario avevo completato Mario 64, sì. Però raga, Mario Sunshine l'ho lasciato in sospeso perché vedevo che mi stava annoiando, però è probabile che continuerà anche quella nelle prossime settimane, vediamo. Ma che figo raga, possiamo prendere anche la macchina quest'anno. Quest'anno ragazzi, questo gioco è del 2002, quindi. Ma va che storia! E poi raga dicono che questo gioco non è innovativo. Cioè sì, ok, non è molto innovativo, ma non è neanche così. Tanto male neanche, tanta gente lo critica male questo gioco. Raga, sto cercando di regolare il volume perché voglio cercare cioè di sentirsi il rumore del gioco. Però voglio anche farvi sentire la mia voce comunque. Ebbene così.
E così, ragazzi, direi di andare a farci anche il secondo livello a questo punto. Che credo che sia quello che odio io, quindi. Già, sì, foglie acquatiche, oddio. Vabbè, raga, me ne farò una ragione. Che esistono i livelli acquatici. C'era, ma il che non è brutto perché ricorda molto il Crash 3 con i livelli acquatici. Però non lo so, è fastidioso abbastanza. Ok, raga, checkpoint. Però raga, devo dire che i colori che hanno fatto al mare non sono dei migliori comunque. Cioè in Crash 3 erano molto meglio. Allora andiamo di qua. Ok, vamos, giù. Checkpoint qua. Ok, sì, raga, in questo gioco c'è il sottomarino giallo, oh sì. Ok raga, guarda che figo. Ok, questo è stato figo quello della Nitro, perché sinceramente non me lo ricordavo, però a me va bene così. Checkpoint e proseguiamo di qua. Bene così. Bene così, ragazzi, già il cristallo l'abbiamo trovato. Vabbè, buono. Vabbè, ma la Madonna, cioè non ho fatto niente. E vabbè, tutto quanto da capo. Cioè da capo, raga, dal checkpoint. Allora devo cercare di ammazzarli bene. Ok, anche qua c'è un altro. Così.
Ok, anche questo livello è finito, raga. Prima dovrei dire che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove finiremo la War Room 2. E niente, ciao!